Undi per sta contrada passava un bel fior e un masulin de rose la trae sul me pugge, la trae sul me pugge, la trae sul me pugge. E per tre mesi de fila quasi tu. In diretta ci inviato due parole di presentazione, lei sicuramente quelli di Almenne lo conosceranno, ma gli esterni no. Certo. A lei la parola. Certo, sono nato Almenno, però adesso ormai sono 50 anni che mi sono... Nome e cognome? Sono Pietro Roncelli, Roncelli del Men. Questa sera siamo qui per... abbiamo portato una nuova storia che appunto l'abbiamo preparata quest'anno, che sarebbe il Fornaretto di Venezia, una storia vera con protagonisti, parecchi personaggi, perché abbiamo 17 personaggi in questa storia. Però... e abbiamo il piacere anche di essere affiancati come narratore, come cantastorie, Luciano Rovaggio, uno dei più popolari cantautori di canzoni popolari bergamasche. Appunto rappresentiamo questa storia dove come interprete principale è sempre Giuppino. È sempre Giuppino. Sì, perché la storia è il Fornaretto di Venezia, però Giuppino è sempre il protagonista della storia, dove ci sarà come non esordio perché sta già lavorando da un po' con me il nipote, e lui avrà appunto la parte più importante del Fornaretto di Venezia. Ripeto, una storia vera che avrebbe un finale un po' drammatico, ma noi abbiamo pensato bene come risolvere questa piccola cosa e terminarlo soprattutto non con l'amaro in bocca, soprattutto ai bambini. Certo. E ci sarà la sorpresa finale, veramente una cosa. Allora diamo appuntamento alle 20:30. Alle 21 inizia. Farò una carrellata, vediamo se riusciamo a fare dire due parole anche al signor Ravasio, visto che l'ha nominato. Sì, noi stiamo... sta lavorando. Anch'io non lavoro da 7 anni ormai. Sono un pensionato che nella vita ha fatto l'insegnante di lettere, però ha avuto sempre la passione per la canzone, in particolare la canzone d'autore, ma anche per la letteratura dialettale. Per cui ho unito i due momenti, cioè quello della... È bella questa collaborazione. All'hobby, perché io non sono un musicista come formazione, sarei più tra virgolette un letterato, che ho unito i due momenti. Col Piero, oltre che una collaborazione, c'è anche un'amicizia che è iniziata proprio per caso, in qualche modo favorita proprio dal fatto che io cantavo, eccetera. Mi ha detto, ma lei, ci siamo visti al mare, insomma. Bravo! Al mare. Non mi ricordo più, Don Orattico, da quale parte, Toscana. Dice, ma lei non è Ravasio? Per servirla. Ecco. E così è nato prima il Pacipaciana, Burattino e Cantastorie, e adesso questo Fornaretto di Venezia. Ma sia il Pacipaciana, Padruga, Bebana, che il Fornaretto hanno in comune di essere delle storie popolari che più nessuno proponeva, perché necessitano di accorgimenti particolari, e quindi con la musica si riesce ancora a farle accettare, e anzi tornano più che gradite perché piacciono ai grandi e a piccini. Un dì per sta contrada passava un bel fior e un masulin de rose la trae sul me pugge, la trae sul me pugge.